Se ti fermi un momento ad ascoltare, se i tuoi occhi avranno voglia di cercare orizzonti dove perdersi nel blu, l'universo sentirai anche tu. Ogni vita, ogni più piccola esistenza ha una voce, un suo timbro, una cadenza. Ogni uomo ad altre vite unito ormai in un coro, sinfonia dell'infinito, sai. È un accordo in ogni cuore, vibra dentro un sentimento e poi fra miliardi di galassie va e diventa melodia. C'è un'orchestra fra le stelle, ne facciamo parte anche noi e non smette di suonare mai, perché là dell'universo i tre figli. Tre donne andarono alla fontana per attingere acqua. Presso la fontana, su una panca di pietra, sedeva un uomo anziano che le osservava in silenzio ed ascoltava i loro discorsi. Le donne lodavano i rispettivi figli. «Mio figlio», diceva la prima, «è così svelto e agile che nessuno gli sta alla pari». «Mio figlio», sosteneva la seconda, «canta come un usignolo. Non c'è nessuno al mondo che possa vantare una voce bella come la sua». «E tu, che cosa dici di tuo figlio?» chiesero alla terza, che rimaneva in silenzio. «Non so che cosa dire di mio figlio», rispose la donna. «È un bravo ragazzo, come ce ne sono tanti. Non sa fare niente di speciale». Quando le anfore furono piene, le tre donne ripresero la via di casa. Il vecchio le seguì per un pezzo di strada. Le anfore erano pesanti e le braccia delle donne stentavano a reggerle. A un certo punto si fermarono per far riposare le povere schiene doloranti. Vennero loro incontro tre giovani. Il primo improvvisò uno spettacolo, appoggiava le mani a terra e faceva la ruota con i piedi per aria, poi inanellava un salto mortale dopo l'altro. Le donne lo guardavano estasiate. «Che giovane abile!» Il secondo giovane intonò una canzone. Aveva una voce splendida, che ricamava armonie nell'aria come un usignolo. Le donne lo ascoltavano con le lacrime agli occhi. «È un angelo!» Il terzo giovane si diresse verso sua madre. Prese la pesante anfora e si mise a portarla, camminando accanto a lei. Le donne si rivolsero al vecchio. «Allora, che cosa dici dei nostri figli?» «Figli?» esclamò meravigliato il vecchio. «Io ho visto un figlio solo». Ciao bambini. Dopo aver ascoltato questa storia, I tre figli di Bruno Ferrero,
mi è venuta in mente una frase che dice Gesù nel Vangelo di Matteo: li riconoscerete dai loro frutti. È proprio quello che capita a questo anziano signore, che vede i tre giovani, ma in realtà soltanto in uno di loro vede il frutto dell'essere figlio, quello che si fa prossimo alla sua mamma e cammina con lei portando la pesante brocca d'acqua. Li riconoscerete dai loro frutti. Io ti lascio due parole semplici al termine di questa giornata. La prima è una parola che San Francesco spesso diceva ai suoi frati: cominciate nella vostra vita a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ma per fare l'impossibile parti da ciò che è necessario e possibile, che in soldoni vuol dire, e allora la seconda parola che ti lascio, arca, cioè atti di reale e cortese attenzione. Fai in modo che la tua vita sia piena di atti di reale e cortese attenzione verso il tuo prossimo. Solo così viviamo a colori, vivendo come delle piccole arche. Io ogni giorno cercherò di vivere gesti che siano atti di reale e cortese attenzione. Ti auguro una buona notte, di fare dei sogni meravigliosi, e ti auguro domani di vivere alla grande il mese di maggio, che è il mese dedicato alla mamma di Gesù, che è la nostra mamma. Ciao!